Bene, direi che si può iniziare. Se staccate la telecamera. Ok. Sì, continua ad arrivare gente, quindi possiamo iniziare. Allora, l'universo, che altri chiamano Radio Babele, si compone di un numero indefinito e forse infinito di puntate. In ogni puntata viene presentata una serie di diapositive rettangolari, ognuna di esse contenente quattro righe, ognuna di esse circa 40 caratteri. Ma voglio richiamare alcuni assiomi. 1. La radio esiste ab eterno. Di questa verità, il cui corollario immediato è l'eternità futura del mondo, nessuna mente ragionevole può dubitare. Per percepire questo, basta contemplare le lettere precise di ogni diapositiva, puntuali, delicate, nerissime, inevitabilmente asimmetriche. Assioma 2. Il numero di simboli ortografici è 29. Questa constatazione permise di comprendere la natura informe e caotica di quasi tutte le diapositive. Tutte le diapositive, per quanto diverse, sono formate da elementi uguali: lo spazio, il punto, la virgola, le 26 lettere dell'alfabeto. Da queste premesse incontrovertibili, si deduce che le diapositive presentano tutte le combinazioni possibili della trentina di simboli ortografici, cioè tutto ciò che è dato di esprimere in tutte le lingue. Radio Babele, se ascoltata integralmente, consentirà di conoscere tutto, la dimostrazione della falsità di tutto, la dimostrazione della falsità della dimostrazione. Cominciamo a leggere perché ne abbiamo per un po'. X-Rock, DFV, ERGT, OAPDE, SAFE, DFZ, F, KAO, AUEO, AERGTFK. Pfmox, Epzanoim, Lonem, Ladl, Axvonko, Mevk, Zugpf, Aeme, Mzonos, Afrix, Masdm, Skox. Ovviamente vi prendevo in giro, per vostra fortuna non dovrete veramente ascoltare tutte le pagine di Radio Babele. Partiamo con il discorso, diciamo così, di quello di cui volevo parlare. Sì, esatto, Borges. Era molto facile. Ci avete creduto? Allora, chi l'ha già sentite queste cose, vabbè, si tapperà le orecchie. Però da qualche punto devo partire e comunque molte persone queste cose non le hanno sentite, magari può essere utile. Partiamo dal mio esempio, dal mio cavallo di battaglia più classico. Andiamo a cercare di capire, siccome parleremo di scrittura, che cosa vuol dire e come è fatto in testo scritto. Ah, questo è il sonetto che ripropongo tutte le volte. Ecco, solamente osservando questo sonetto si colgono alcuni aspetti. Voi sicuramente potete leggere la componente alfabetica che abbiamo sottolineato prima, ma soprattutto leggete questo sonetto, questo testo è una poesia. Che si intitola Campa e l'assa campà, è suddivisa in quattro strofe, due quartine, due terzine. E tutti questi elementi extra, diciamo così, voi li potete leggere. Voi in realtà non leggete semplicemente Campa e l'assa campè, ma che faiola Cristo è diventata, sta Roma porca, e Dio me lo perdoni. Ma leggete questa poesia, si intitola Campa e l'assa campà, è stata scritta il 19 febbraio 18 del 1830 da Pepper Tosto ed è un sonetto, e quindi sono endecasillabi, e quindi eccetera, eccetera, eccetera.
In sostanza, una parte di quello che voi leggete viene dalla componente alfabetica e una parte dalla composizione grafica. Quindi la composizione grafica è parte integrante di quello che è la scrittura, la lettura e tutte le cose di cui parleremo in queste lezioni. Volevo dirvi che appunto oggi magari faccio una cosa più frontale in cui vi faccio vedere tutta una serie di immagini e introduco l'argomento in generale e le prossime volte può succedere che ci sarà qualche ospite con cui commenteremo un'immagine e qualche altra cosa. E niente, continuiamo su questa faccenda. E, quindi abbiamo visto che la scrittura implica alcuni aspetti, tra cui appunto la configurazione degli elementi nello spazio. Quindi non è solamente una successione di segni ortografici, ma è un qualcosa di un pochino più complesso. E il motivo per cui ritengo importante parlare di questa della scrittura in questo modo è che è conveniente, che osservare la scrittura da questo punto di vista rende ci apre un sacco di possibilità. Un sacco di possibilità non solo, diciamo così, di tipo illustrativo di concetti, ma anche di tipo euristico. Vedremo che cosa è, degli esempi, di cosa si tratta e magari li commenteremo a lungo in altre situazioni. Allora, la cosa fondamentale è che la scrittura appunto si articola su almeno due dimensioni e questo è il punto di partenza di tutto quanto, a mio parere. Quindi se noi prendiamo in considerazione gran parte delle cose che vediamo, ci accorgiamo che in realtà sono disposte spazialmente. La composizione grafica è uno dei fattori fondamentali che caratterizzano il testo scritto. Noi vediamo bollette, siti internet, indici, carte geografiche, copertine di libri, tastiere, eccetera, eccetera, applicazioni, eccetera, 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 tutte queste cose hanno una configurazione spaziale del testo. E questa configurazione spaziale permette di leggere, permette di capire, di disambiguare alcune relazioni. Ad esempio, noi notiamo che Cost of Calls è collegato graficamente, spazialmente, a una cifra. E questo collegamento lo capiamo perché si usa lo stesso carattere, ha la stessa dimensione, ha le stesse caratteristiche visive ed è allineato. E questa cosa qui ci permette di leggere che il costo delle chiamate corrisponde a £13.39. Ecco, questa proprietà del testo di comunicare, di esprimere concetti attraverso la configurazione spaziale è stata chiamata sinsemia da Giovanni Lussu e con Antonio Perri e Leonardo Romè abbiamo fornito una definizione di sinsemia che cercasse di rendere ragione di quello che succedeva in questo testo e a partire da quello e anche grazie ad un lavoro fatto proprio alla SOS tanti anni fa, nel 2013 se non erro, si è definito sempre più che cosa significa sinsemia e quali sono le sue caratteristiche e come può essere uno strumento per elaborare nuovi testi. Allora, per sinsemia si intende la disposizione deliberata e consapevole di elementi di scrittura nello spazio con lo scopo di comunicare attraverso l'articolazione spaziale in modo ragionevolmente univoco e secondo regolarità. Cosa vuol dire?
Prendiamo un esempio, un altro esempio classico, il foglio 2 recto della Codex Mendoza. Allora, quello che vedete, tutti sapete, chi non lo sa lo impara ora, è un testo scritto azteco. E magari appunto questo sarà uno degli argomenti che commenteremo con più dovizia di particolare in una delle lezioni future. Ecco, quello che potete osservare è che questo testo non presenta nessuna forma di ordinamento, allineamento lineare, se non per il calendario che circonda la scena, insomma, principale che viene presentata. Questo testo si può tradurre, come dire, si può tradurre in italiano, come è stato tradotto in spagnolo. Se voi vedete, in realtà questo testo è una specie di stele di Rosetta per la scrittura azteca, perché ha proprio un testo a fronte in spagnolo, quindi particolarmente interessante, quello che ci ha permesso in sostanza di leggere, di capire come funzionava questa scrittura. La cosa interessante è che qualsiasi elemento presente in questo testo può essere letto e interpretato in maniera ragionevolmente univoca. Facciamo alcuni esempi. Allora, vediamo ad esempio che, andiamo nel dettaglio. Vediamo che ci sono diversi personaggi e un personaggio un pochino più in centro rispetto agli altri. Questi sono, faccio fatica a contare, sono 9 figure. Queste figure hanno tutte la stessa acconciatura. Se notate, queste figure sono guerrieri. La figura centrale è invece un sacerdote. La figura centrale è un sacerdote. Vedete che tutti questi guerrieri sono vestiti di bianco, quindi sono nobili guerrieri. E al loro nome si aggiungerà il suffisso zin. Ecco, ad esempio, prendiamo il caso del sacerdote, che vedete che è l'acconciatura diversa. Questo sacerdote si chiama Tenoxin, sarebbe Tenoctli, tetra la pietra, Noctil il fiore del cactus nopalli. Il suo nome però si legge Tenoxin perché questa figura è una figura aristocratica, nel senso è un nobile, e quindi in sostanza il vestito bianco, diciamo così, fa sì che noi leggiamo appunto il nobile Tenoxin, il nobile Tenoctli. Altra cosa interessante è che questa persona, vedete che ha una specie di fumetto che gli esce dalla bocca, quello vuol dire, dice cose preziose. Quindi il nobile Tenoxin dice cose preziose. E, ecco, quel prezioso è la cosa più interessante, forse la cosa più curiosa, semmai, della scrittura azteca, è che lo stesso colore si legge. Il prezioso, cioè il dice cose, sarebbe semplicemente un fumetto che gli esce dalla bocca, ma il dice cose preziose è un fumetto azzurro che gli esce dalla bocca. E la cosa interessante è che appunto questo fumetto azzurro si legge, si può, diciamo così, pronunciare come un prefisso a, in sostanza. E, bene, questo ovviamente, queste caratteristiche, se poi andiamo avanti a leggere, si dice che questo, il nobile Tenoxin, che siede, governa e giudica, dice cose preziose ai nobili guerrieri aztechi che lo circondano.
I nobili guerrieri sono bandiera di pelle di giaguaro, bandiera di pelle di tigre, eccetera, 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 sono tutti nominati. Come vedete, io ho potuto leggere questo testo in maniera agevole, non so come dire, anche se questo testo non aveva una organizzazione lineare. Anzi, io questo testo lo posso leggere in tutti i sensi che voglio, pur mantenendo costante quello che riesco a trarne. Anzi, posso anche trarre diverse sfumature proprio. Che altro dire? Parliamo dell'aspetto della regolarità. Ecco, è importantissimo in un processo che ha a che fare con la scrittura che la scrittura funzioni con regolarità. Sembra banale, e non l'è affatto, una cosa che ha un particolare significato deve mantenere questo significato perlomeno per tutta la durata del testo. Allora noi possiamo capire che se questi guerrieri sono... come dire, sono dei guerrieri specifici con un preciso nome, questi guerrieri che stanno combattendo e che sconfiggono la popolazione di Tenayuca e di Coloacan sono i nobili guerrieri aztechi. Vedete che sono aztechi, lo scudo degli aztechi, nobili sono vestiti di bianco e guerrieri perché hanno l'acconciatura da guerrieri. Ok, quindi praticamente grazie alla regolarità noi riusciamo a inferire quello che il testo sta dicendo. E non è, come dire, è importantissimo questo processo. La regolarità è quello su cui si fonda il funzionamento della scrittura in praticamente ogni sua componente. Ed è chiaro che se noi violiamo questa regolarità, creiamo degli effetti di senso, delle cose che vanno fuori però dal fatto di riuscire a rendere un testo coerente e interpretabile in maniera ragionevolmente univoca senza che sia presente lo scrittore. Noi adesso stiamo leggendo un testo senza conoscere nemmeno chi l'ha scritto, insomma, eppure si riesce. Ovviamente la scrittura azteca si prestava tantissimo a questo processo, grazie proprio alla proprietà, diciamo così, agglutinante dei vari della sua, insomma, è una lingua agglutinante, e questa agglutinazione si rende in maniera molto come dire, efficace con l'uso delle figure. Ed è proprio questo l'interessante, che le figure hanno questa proprietà di agglutinarsi. Probabilmente con l'italiano non avrebbe funzionato così bene, con il Nahual funziona piuttosto bene, insomma, la faccenda. E, infatti vedete che Tenayuca, la montagna incurvata, è praticamente una montagna con la punta, diciamo così, a spirale, Coloacán, la montagna centata, praticamente è una montagna con attorno delle mura. Ecco, questo è molto interessante perché proprio l'immagine consente questa plasticità, la figura consente questa plasticità. Volevo farvi notare, e anche qui ricorro ad esempi abbastanza classici, chi li ha già visti mi perdoni, volevo farvi notare che questa stessa modalità non è propria solo della scrittura degli aztechi, ma è qualcosa a cui ricorriamo anche noi e che in una certa misura è presente anche nella nostra cultura, anche se non formalizzato e esplicitato. Noi studiamo la grammatica, la sintassi, la retorica legate al... come dire, fondamentalmente alla forma lineare della scrittura, diciamo così, o quantomeno anche del linguaggio parlato, ma non consideriamo più di tanto tutti gli aspetti che invece riguardano la configurazione spaziale degli elementi, anche se in realtà li utilizziamo. Qui noi abbiamo sufficienti elementi per comprendere tantissime delle cose che sono scritte attraverso l'uso della figura
anche nel mondo occidentale, questo in particolare in Francia negli anni 40. Qui addirittura l'ho messa perché era interessante, perché si usa la fotografia qua dentro. E per dire che anche la fotografia ha insomma degli elementi che possono diventare scrittura, come in questo caso. E per dire anche che la scrittura porta in sé tutta una serie di anche elementi grafici e accessori che non sono secondari. La componente, diciamo così, connotativa, la componente evocativa sono fondamentali. La fotografia, in particolare, ha quello che viene chiamato la memoria di macchina. Ci sono degli elementi casuali che si introducono e che non si possono, vedete, gli sci sono rovinati, ma questo contribuisce alla forza dell'immagine, non perde efficacia per questo motivo, al contempo mantiene un'efficacia denotativa su tutti gli altri aspetti. Il fatto che questa scritta sia posta ortogonalmente rispetto allo sci in questa posizione, che qui ci sia un'altra scritta simile nella stessa posizione e qui ce ne sia un'altra ancora, considerate che quello che parlavo prima, quello che dicevo prima sulla regolarità, si verifica. Qui c'è la Icy Snow, qui c'è la Easy Snow, qui c'è un piede, qui ci sono tre sei pollici. Chiarissimo, questi elementi, questi due elementi sono connessi, questi due sono connessi, gli sci sono connessi tra di loro. Si somigliano abbastanza perché si capisca quello che sta succedendo, insomma, in questa pagina. E così via da tutte le altre parti. Quindi, fondamentalmente, anche noi scriviamo come gli Aztechi, anche se abbiamo l'alfabeto. L'alfabeto, se vedete, si può muovere nello spazio. Ma considerate che l'alfabeto stesso, come in questo caso, si può fotografare. Qui abbiamo discusso in un articolo con Veronica Maccari e Luca Capuano, perché questa immagine in particolare l'aveva trovata Veronica Maccari nella sua tesi. E secondo me sono molto significative, perché sono esempi di scrittura in cui ci sono tantissimi elementi mescolati, dai caratteri alfabetici, la posizione degli elementi, eccetera, eccetera, che sono praticamente in qualche modo leggibili, in sostanza, attraverso una serie di convenzioni più o meno arbitrarie, ma ripetute un numero sufficientemente di volte, quindi regolari, perché siano inferibili in qualsiasi combinazione sono messe. Se vedete queste due figure, queste due fotosegnaletiche sono diverse tra di loro, ma sono assolutamente riconoscibili. Vedete che in questo caso l'altezza è una riga che con un numero di fianco, in quest'altro è una tacca su un'asta, ma fondamentalmente il meccanismo è lo stesso e sono sufficientemente simili tra di loro perché siano riconoscibili. Ok, quindi riassumendo, queste regolarità possono essere valide soltanto per uno specifico testo, ma coerenti, rigorose, interpretabili senza bisogno dell'aiuto dell'autore, oppure definite da precisi schemi e abitudini di fruizione consolidati. Per esempio qua noi non abbiamo nessuna abitudine di fruizione. Questa è una pagina di Erhard Ratholdt, che era uno stampatore del 400 formidabile di Augusta, che ha lavorato a Venezia, insomma ha fatto dei libri favolosi, ne vedremo altri. Questo in particolare è un libro del re Alfonso di Castiglia che parla di eclissi. E ci vuole poco per capire, per inferire che la prima cifra è un anno, la prima cifra è un anno, la seconda scritta è
il tipo di eclisse, se è di sole, di luna, eccetera, la data, il periodo, eccetera, e così via. Tutte queste cose qui si inferiscono proprio dalla regolarità con cui sono disposte nello spazio. Ok, quindi questa qui è una regolarità che vale unicamente internamente ad uno specifico testo. E noi capiamo grazie a questa regolarità. E quello che ci fa scattare è l'induzione, praticamente. Noi riusciamo a leggere per induzione. È vero nel primo caso, è vero nel secondo caso, è vero nel terzo, probabilmente sarà vero anche nel quarto, fino a prova contraria. Quindi se noi rispettiamo questa regolarità per tutto il testo corrente, vedete qual è la funzione di studiare la sinsemia, riusciamo a fare in modo che la gente capisca e riesca a fare correttamente l'inferenza abduttiva. Se noi cambiamo l'ordine, è chiaro, lo possiamo fare per provocazione, eccetera, eccetera, però, diciamo così, rompiamo questo meccanismo che rende efficace la lettura di questa regolarità. Ok, questo è un altro esempio questo ne parliamo meglio dopo, dai, facciamo che se no andiamo troppo lunghi. Questo è un esempio interessantissimo. Addirittura in questo caso, la tavola periodica degli elementi, la disposizione stessa degli elementi, il fatto di disporli in sequenza, e qui veniamo all'aspetto euristico, il fatto di disporli in sequenza ha permesso di capire delle caratteristiche molto particolari degli elementi di questa tavola periodica. Ha permesso di capire tantissime cose. E la disposizione grafica aiuta a capirne altre, e quindi ha questa funzione che sia euristica ma anche divulgativa, conoscitiva, mnemonica, eccetera, eccetera. Vedete che noi riusciamo a leggere, cioè sono ordinati non solo sequenzialmente ma secondo gli orbitali, il numero di orbitali, la prima riga, la seconda riga, la terza riga, e poi sono raggruppati in ioni positivi e negativi, e quindi si evidenziano i metalli, i non metalli. Vedete questa riga, che questa specie di biscia che passa, sono la divisione tra metalli e non metalli. Quindi un oggetto che ha queste caratteristiche spaziali permette appunto di innescare una serie gigantesca di cose, una quantità gigantesca di cose. Volevo farvi notare però un particolare. Tutti quanti noi riusciamo a leggere che il numero atomico è questo 26, ad esempio, del ferro, oppure il 24 del cromo, e riusciamo, insomma, sostanzialmente a muoverci, anche se questi elementi non hanno esattamente lo stesso ordine, la stessa posizione. Ed è importante però che questi elementi all'interno di una stessa tavola si ripetano sempre uguali. Vedete che si ripetono sempre uguali, quindi capiamo. Vedete che sono, cioè, tutte le volte che c'è il numero atomico è in bold, tutte le volte che c'è il peso atomico è in regular, e così via. Cambia la dimensione, ma non, insomma, si mantiene. Se c'è qualcosa che cambia, in questo caso il background, questa cosa significa qualcosa. Questo ad esempio è un elemento artificiale. Questo è un elemento liquido, è il tecnezio artificiale, il gallio è liquido a temperatura ambiente. Ecco. Quindi è importantissimo questo meccanismo di regolarità. Uno può fare tutte le variazioni che vuole, ma all'interno dello stesso artefatto, se crea coerenza, gli elementi si capiscono. Ok. Volevo fare un piccolo inciso, diciamo di carattere di riflessione sui termini. A me non piace parlare di information design, perché ritengo che le parole comunicazione e informazione contengano in sé tutto quello che serve. Contengano in sé tutto quello che serve. In particolare, comunicazione
facciamo il gioco delle etimologie, che molto spesso è fuorviante, però serve talvolta per dire qualcosa di interessante. Comunicazione viene da cum munis, cioè dovere comune. E mi piaceva questa definizione di che ci fosse di mezzo una responsabilità comune nel comunicare. Ci fosse di mezzo una responsabilità collettiva. La comunicazione è una responsabilità collettiva. E l'altra è il termine informazione, il suo significato, diciamo, originario, quantomeno la parola informatio latina, era quello del dare forma. È proprio tipo il vasaio dà forma al vaso, insomma. E quindi, secondo me, le parole comunicazione e informazione contengono già tantissime cose che in pratica superano il concetto di information design, che abbiamo dentro dovere comune, idea, forma, tutto assieme in maniera inscindibile, insomma, non distinguibile. Perché appunto ritengo che lo scrivere cambia anche la forma della scrittura, cambi il contenuto stesso di quello che si sta scrivendo, e che quindi lo scrivere di per sé è un'azione in qualche modo fortemente inventiva. Mi sentite? Perché non ho lezioni. E infatti, volevo insomma portare l'attenzione, magari l'approfondiremo in una volta, in una puntata successiva, ma insomma, Galileo scrive il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo in italiano, in volgare in realtà, sì, ci mette le figure fatte in un certo modo, con una particolare cura, insomma, riflettiamo su quello che abbiamo detto prima di informazione e comunicazione e quello che fa Galileo, e poi ne vedremo altri, insomma. Ok, riflettiamo un attimo, fine della parentesi, riflettiamo un attimo sulla questione ragioniamo insomma su quello che è la scrittura, sulle sue caratteristiche e sulle caratteristiche dei sistemi di scrittura. Abbiamo presente che nella scrittura sono presenti un sacco di sistemi, diciamo così, notazionali di componenti, diciamo. Noi ad esempio possiamo scrivere attraverso l'alfabeto, possiamo scrivere tantissime cose attraverso l'alfabeto. L'alfabeto è una forma estremamente compressa ed efficace di insomma di trascrizione, di notazione, cioè va oltre la notazione perché permette di fare tantissime cose. Però ad esempio noi usiamo i numeri, i cosiddetti numeri arabi, che sono ideogrammi, hanno un fondamento completamente diverso rispetto all'alfabeto e sono però integrati. Io posso scrivere ad esempio, prima parlavamo, quando parlavamo di Radio Babele, non abbiamo citato i numeri, però se vedete io posso scrivere un testo completo con dentro un numero scritto così, 2, e poi invece scrivere 29 a lettere. Entrambe le cose sono ammissibili nella scrittura, sono entrambi scrittura, quindi diciamo così che nella scrittura sono inclusi tantissimi sistemi, tra cui anche appunto lo spazio. I sistemi di scrittura tendenzialmente hanno la proprietà di essere ricorsivi, cioè nel senso di quelli di poter fare frasi lunghe a piacere, di essere flessibili, di parlare di tutto e di essere coerenti, appunto la questione della regolarità. I testi invece possono avere diversi gradi di immersività. Se voi leggete Guerra e Pace vi dimenticate dove siete per qualche momento e leggete e vi medesimate nella Russia dell'inizio dell'Ottocento. Altri testi, ad esempio, io mi auguro per voi che non sia immersiva la lettura di un elenco telefonico
però comunque lettura, insomma. E quindi secondo me la lettura presenta diversi gradi di immersività, diversi gradi di astrazione. L'alfabeto abbiamo visto che è estremamente astratto, permette di sintetizzare molte cose. Però se noi ci troviamo di fronte a un testo scritto in maniera, per dire, usando caratteri che non conosciamo, non so, i caratteri arabi, ci risulta del tutto oscuro. Al contrario, un libro mesoamericano, praticamente c'è qualcosa di familiare che riconosciamo, e abbastanza facilmente, abbiamo visto prima, riusciamo a riconoscere alcuni elementi comuni. Quindi l'astrazione è una caratteristica, può essere una caratteristica di un testo, ma non è necessaria. Ci sono vari gradi di astrazione, così come vari gradi di sinotticità. La sinoticità nel senso di cose che si possono vedere assieme. Questo grafico, ad esempio, è sinottico, si vedono tante cose assieme, significano perché stanno assieme nello spazio. E allo stesso modo anche l'aderenza al ragionamento, noi abbiamo delle forme di pensiero collegate al linguaggio, ma abbiamo anche delle forme visive, possiamo pensare visivamente. Molti scienziati pensavano visivamente, e vi presento alcuni casi. Questo non è questo è una, come dire, una sorta di narrazione visiva, in cui ci sono tanti elementi un po' astratti, un po' figurativi, organizzati nello spazio tridimensionale, perlomeno illusoriamente tridimensionale. C'è una ricorsività, le figure sono coerenti tra di loro, vedete che la moglie è sempre più o meno riconoscibile, il marito è sempre più o meno riconoscibile, il bambino idem. Ecco, queste cose qui, come dire, sono fondamentalmente tutte presenti. Parliamo di aderenza al ragionamento. Questo è un celebre testo di Oresm, è il primo testo in cui viene presentato lo sviluppo di una funzione in un diagramma cartesiano, insomma, prima di Cartesio, chiaramente. E in pratica Oresm, vedete, è proprio affascinante come lui descriva questa funzione, e a un certo punto deve proprio scrivere sic ut hic, come questo, e mostra la sua funzione, come si sviluppa. Ok? E questo è favoloso, secondo me, come questi elementi siano connaturati, non si capisce dove finisce uno e inizia l'altro, e fondamentalmente il suo modo di ragionare presupponeva una forma grafica. Un'altra che mi ha sempre affascinato è questa, sono le pagine Siderius Nuncius, dove Galileo usa gli asterischi, ma usa anche le O. Adesso qui non ho messo l'immagine con la O per fare Giove, i vari satelliti medicei. Quello è un altro esempio assolutamente affascinante di come dire, si può anche usare e rivoltare la scrittura, insomma. E si può vedere come Galileo usa anche nei suoi testi autografi una fortissima componente visiva, e come si vede che proprio la forma visiva è parte del suo modo di ragionare, di conoscere, insomma. Questa, secondo me, è un'immagine assolutamente straordinaria, invece. Questa è Darwin, ed è interessantissimo come lui dica: io penso e poi disegni un corallo in particolare. E questo è stupefacente. Questo corallo, se lo osservate bene, illustra della teoria dell'evoluzione di Darwin molto di più di tutte le altre figure. È come se in qualche misura, in qualche modo, Darwin se la sia immaginata in questo modo, l'evoluzione, come qualcosa che sboccia, tipo corallo, che in cui gli elementi pian piano si distanziano con una serie di esplosioni successive, di biforcazioni successive. Ecco, questo io considero aderenza al ragionamento,
Poi questo schizzo non è datato, potrebbe essere non essere vero che Darwin l'abbia pensata in questo modo, però è affascinante vedere questa forma e da questa forma capire quanto sia esplicito il ragionamento, evidente il ragionamento in qualche modo, e che sia un ragionamento visivo fondamentalmente. Questo è Feynman, un altro che dichiarava apertamente di avere fondamentalmente delle visioni riguardo all'elettrodinamica quantistica e che si immaginasse, insomma, le sue formule. Tant'è che poi i diagrammi di Feynman sono appunto diagrammi fortemente visivi. Un altro, saltando completamente di palo in frasca, e per farvi notare la potenza della scrittura e della sua flessibilità, volevo far vedere questo libro di Rolewink, è una cronologia universale. E tutto il libro è percorso da questa striscia di personaggi, insomma, qui ci sono Adamo ed Eva, Seth, Enos, eccetera, eccetera, e qui ci sono gli anni. In alto, gli anni secondo il calendario ebraico e alla rovescia gli anni secondo il calendario cristiano, alla rovescia quelli prima di Cristo e dritti quelli dopo. Interessantissimo ed è molto, come di questa, notate, questa è l'arca di Noè. È molto interessante come insomma, la scrittura manuale abbia la proprietà di muoversi nello spazio molto liberamente, sia molto potente dal punto di vista, in questo caso sicuramente euristico, in questo caso invece, diciamo così, più illustrativo. Questa è la versione a stampa. Per quanto sia geniale, questo è sempre Ratolt, quello di prima, per quanto sia geniale, è assolutamente Se avete l'occasione di guardare questo libro nella sua interezza, è favoloso come è stato congegnato e come sono stati risolti tutta una serie di problemi tecnici di compenetrazione tra xilografie e tipografie. Ecco, però è da notare quanto sia più rigido della versione manuale, non so come dire. In qualche modo la stampa ha creato una difficoltà tecnica nel fare questa operazione di rendere coeso la figura e il testo alfabetico. E tra l'altro la cosa che stupisce è che col computer che permetterebbe di superare questa distinzione si è in realtà riprodotto uno schema basato fondamentalmente su un pregiudizio, insomma. Io credo che siamo arrivati a 100, quindi purtroppo quelli che sono fuori sono fuori. Non so se si può, non credo che si possa superare il numero di 100. Vabbè, continuiamo. Questo è un altro caso interessante della. Un altro aspetto che probabilmente approfondiremo, il concetto di direzione verso l'uso. Mi sentite? Eccoci. C'è stato il crollo della galassia centrale. Sì, qui siamo vivo purtroppo, per fortuna per certi versi, ma purtroppo per altri, in un posto sperduto, e questo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non fare niente nella vita ha i suoi svantaggi. Vabbè, torniamo a noi. Passiamo direttamente a questo, ai famosi acquerelli. Mi sentite? Un secondo che... In Age Participants... Forte e chiaro. Perfetto. E, bene, secondo che devo vedere la chat. Ok. Allora, parliamo dei, come si dice, degli acquerelli di Galileo.
Ecco, secondo me questo è un esempio particolarmente interessante. Dici, come, questi sono acquerelli, non sono scrittura. Secondo me qui c'è un aspetto importante. Intanto la forza di questi acquerelli sta proprio nel loro essere in qualche modo così raffigurativi, così poco compressi. Ecco, una caratteristica della scrittura che può avere diversi gradi di compressione. Questo ne parleremo magari nelle prossime occasioni, però tra l'altro ho dimenticato di registrare, ok. Ne parleremo nelle prossime occasioni, però ecco, in questo caso Galileo conosce attraverso il disegno e non solo capisce quello che sta vedendo, proprio perché sa disegnare, sa costruire le ombre. E quindi capisce che quello che sta guardando è una superficie rugosa, con dei crateri, con dei monti, delle valli, delle rugosità. Ecco, questo secondo me è estremamente importante. Questo è estremamente importante. Ed è, a mio parere, quello di cui parlavo quando parlavo di dimensione euristica della scrittura, e qui addirittura è euristico anche il processo di scrittura. Vabbè, ne rifletteremo molto attentamente su queste cose, anche non solo con me, insomma, con altre persone che cercherò di far intervenire nei prossimi mercoledì. Vabbè, qui parliamo di. Insomma, altri aspetti della scrittura di quanto in realtà, appunto, gli elementi di regolarità, di coerenza visiva si intreccino con elementi più espressivi. Vedete, ad esempio, in questo caso, questo è un fumetto, Zeinab Rached, una fumettista libanese. È interessantissimo come, qui è chiaramente riconoscibile come pagina di un fumetto, è chiaramente riconoscibile un segno, un tratto abbastanza chiaro, è abbastanza definito, e un uso della scrittura, che in questo caso è tipografica, non so come dire, però fondamentalmente estremamente coerente. Gli elementi sono distinti in base alla loro funzione. Guardate, cioè, se avesse scritto casa dei miei nonni e casa nostra con lo stesso carattere, la stessa forma della scritta container, sarebbe cambiato tutto. È evidente che c'è una differenza espressiva tra i due elementi. Quindi, ecco, questo è un aspetto molto importante. Vabbè, questo è un altro esempio famosissimo. Io direi che per oggi possiamo concludere qui, nel senso che vorrei approfondire tutta una serie di cose, la parte più costruttiva della scrittura, la prossima volta. Vi anticipo appunto che parleremo di variabili visive, di come queste variabili visive si applicano agli artefatti grafici, quali sono queste variabili visive, come il modello di Bertin sia applicabile anche al di fuori di Bertin, e vedremo come oltre alle variabili visive si combinano tra di loro in molti modi, e vedremo anche come questi elementi vengono immersi in un contesto che può essere più o meno compresso, e quindi permettono di capire le cose in modo più o meno astratto, diciamo così.
E questo ha delle conseguenze da tanti punti di vista nel peso delle cose che si trasmettono. Quanto è pesante il fatto che voi adesso dobbiate ricevere delle immagini piuttosto che un testo in caratteri tipografici. È molto pesante, ma è molto più chiaro, capite molto più immediatamente, apparentemente immediatamente, quello che vi sto dicendo grazie alla presenza di figure che illustrano quello che vi sto raccontando. Andremo a fondo su questo aspetto, diciamo così, l'aspetto che è quello che mi interessa di più, quello del reference frame, la cornice di riferimento o del contesto, che è quello che permette, diciamo così, l'ambiente che permette, a mio parere, che un testo scritto funzioni e che le cose siano comprese. Io direi che per stasera ho finito, sono anche le 7. E ci risentiamo, o perlomeno voi sentirete me, poveretti, mercoledì prossimo, e ora continuiamo con la lettura del nostro XROC, DFV, ERGT, WAPDE, SAFE, DFZ, FKO, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao a tutti!